È il portafoglio magico il regalo più gettonato di questo Natale, un'invenzione funzionale nel prezzo ma anche nella sostanza, diminuendo in tasca il volume dei classici portafoglio tradizionali. In vendita soprattutto sulle bancarelle, l'invenzione ha attirato l'attenzione di napoletani e turisti. Come ogni anno, resistono sotto l'albero i regali sempreverdi come le camicie, i maglioni, le sciarpe, le pantofole, ma c'è anche chi opta per un Natale più trasgressivo con lingerie particolarmente audaci e giochi di coppia. Tra i regali mordi e fuggi, anche panettoni e champagne, libri e CD e la classica stella di Natale. Nella top 5 dello shopping natalizio quest'anno sono finite le borse, le cravatte e i profumi. Tra queste le cravatte portafortuna dello stilista Ugo Cilento. Abbiamo dedicato cravatte, foulard e profumi alla cornucopia, che da secoli porta benessere, beneaugurante e porta tanta prosperità. Un'attenzione particolare è stata dedicata anche al mondo della donna, con tutta una serie di borse in concia naturale, con linee moderne ma sempre eleganti e classiche. Riguardo invece i pullover, a parte i classici girocolli e scollo a V in cashmere e taglio felpa, quest'anno le abbiamo affiancato un pullover scollo a V con i reggimenti inglesi, quindi con i classici colori tipici anglosassoni. Ma cosa regaleranno i napoletani ad amici e parenti? Ecco cosa ci hanno risposto. Penso qualche cappellino, qualche sciarpa, qualche piccolo gadget così. Di solito già compro poco, quindi poi vabbè, è un periodo in cui penso che la gente sia un po' in difficoltà a fare spese grosse, quindi anch'io a Natale credo, non so ancora cosa regalerò, ma comunque pensieri, quindi niente di impegnativo, diciamo. Faremo regalini desiderati, diciamo così. Sto pensando ancora, purtroppo non ancora abbiamo le idee ben precise, anche perché abbiamo tutto e dobbiamo cercare di inventare qualcosa che può piacere. Sempre ogni anno, sempre sulla cinquantina d'euro alla fine sono andato a spendere, per i miei sempre sì, mai di meno. Io regali non ne farò quest'anno, niente, regali per nessuno, soltanto per mio fratello.